Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con un nuovo video. Quest'oggi andiamo a valutare quello che è il setting virtual player del portiere, livello 75. Dopo aver valutato livello 0, 25-50, siamo arrivati a livello 75 e poi ci dirigiamo verso il livello 100. Vediamo un attimo per il portiere, attraverso ovviamente l'aiuto di Eddie, il nostro coach, come settarlo in questo momento, se stravolgere i piani, i livelli precedenti, oppure farne una sorta di agglomerato di skill points già usate con qualche miglioria in più. Lo vedremo immediatamente. Allora, andiamo a vedere subito il mio pro e visitiamo subito quello che è la scheda a sinistra. Vediamo che c'è ovviamente quasi tutto su portiere 95, però leggiamo il tutto nel riepilogo finale come sempre. Allora, è il momento di guardare quelle che sono le infobasi. Infobasi abbiamo nome profilo PTGK, abbiamo posizione POR, altezza 1,97 per 78 kg di peso. Il piede ovviamente preferito è il sinistro per me, però per voi potrebbe essere anche il destro, perché no? Cosa è cambiato rispetto al livello 50, quello precedente, il video precedente? È il peso, cioè il peso è arrivato a quota 78 partendo da quota 72. Per il resto l'altezza è la medesima. Già vi preannuncio per il livello finale max andremo anche di max altezza, no? Come immaginate. Poi attributi, andiamo subito a vedere dentro cosa succede. Allora, velocità tutto spento, tutto spento, anche se potremmo con le prossime card accendere qualcosina in più. Comunque quote 52-62 non si sono molto livellate diversamente rispetto al livello precedente, però questo è il quadro. Cosa da notare fin da subito è che in alto vedete abbiamo un punto abilità disponibile, perché siamo a livello 76 con questo virtual player, quindi abbiamo un punto da scalare, quindi l'abbiamo lasciato così aperto. Poi in tiri abbiamo tutto spento, abbiamo dei valori bassi, vabbè, al portiere c'è poco da dire, quindi ricalca molto quello che è il quadro già vissuto con il livello 50. L'unica nota buona è quel tiro, che se poco tira comunque la potenza ce l'ha, e quindi potrebbe anche all'ultimo minuto zona Cesarini pescare il gol magari, o del pareggio o della vittoria, chi lo sa. Poi andiamo a vedere i passaggi, abbiamo solo una cosa accesa, abbiamo valori comunque tutti bassi, valori tra il 20 e il 50, sicuramente visione 62 è interessante fino a un certo punto, però legata al portiere è il valore più alto. E poi passaggio corto, attraverso questa skill points accesa verde in alto arriviamo a quota 51, poca roba, però meglio di niente. Poi dribbling abbiamo praticamente gran parte della sinistra, parte sinistra agilità acceso, e arriviamo a quota 60, quindi è comunque un valore basso, però rispetto ovviamente a quello di partenza che è legato a 40 e poco più, già abbiamo un quadro, non dico decente perché 60 è veramente poco, però già non anormale. Per il resto ragazzi ci sono quote bassissime, stats veramente basse, c'è poco da dire. Poi ragazzi, lo sapete, non faccio il portiere, quindi non so effettivamente quanto rispondano, no, queste stats poi in game, ma lo vedo che il portiere comunque è abbastanza statico, e questo fatto, no, che l'agilità si abbassa, ma non solo, anche l'equilibrio, anche il controllo palla, si nota effettivamente, è così. E però attraverso questi skill points qualcosa esce fuori. Poi abbiamo difesa tutto spento, attenzione perché intercettazioni potrebbe servire, anche scivolata, lettura potrebbe, contrasto un po' meno, però si parte da livello 20, cioè pure se butti dentro un più 15, cioè tu arrivi a 35, non penso che ci sia tutta questa differenza tra 20 e 35, ecco perché magari ho messo una carta in più su passaggio rispetto a questa roba qui, perché anche se la bussi non difende, quindi a quel punto lasciamolo così, tutto 20. Fisico invece qua possiamo parlare qualcosa in più, perché abbiamo praticamente una parte sinistra super accesa, quasi tutta, abbiamo solo lasciato l'aggressività a 49, che è un valore comunque basso, e ovviamente aumentare questa roba qui non determinerebbe chissà che. In realtà è stato già un po' aumentato grazie a questo toro qua al mezzo, ma soprattutto tutta questa roba è per la forza 70. Forza 70 semplicemente perché se c'è un contrasto spalla a spalla con l'attaccante avversario, oppure un'uscita dove ci devi mettere un po' il fisico,
si destreggia decentemente, perché 70 non è un valore OP ovviamente, però un minimo di fisico riesce a controbattere. E poi è strano, cioè io sinceramente forza metterei tanto per un portiere, perché comunque la forza, cioè i duelli fisici alti, bassi o quello che sia, vengono comunque temprati dalla forza. Il portiere di solito è grosso, cioè solitamente fisicamente è grosso, quindi la forza la lascerei proprio alta già fin dall'inizio. Non è così e quindi lo aiutiamo. E fascia destra abbiamo praticamente completato il quadro di freddezza e di reattività per arrivare a quota 99 reattività, eccolo qui, e 72 freddezza, che alcuni me lo hanno un po', come dire, telefonato, me l'hanno un po' anche blastato, però effettivamente secondo me è utile anche per il portiere freddezza, quindi sono due quote importanti. Attenzione anche all'elevazione, perché potrebbe essere utile, e forse molto probabilmente per il prossimo video che è il Max avremo qualcosa qua acceso. Poi, valori 70, 40, dipende ovviamente dal tipo di stats. Poi portiere tutto acceso. Qua in realtà c'è poco da dire, perché già abbiamo detto parecchie cose nei livelli precedenti. Quello che c'è da dire è, secondo me, leggere di nuovo le stats, perché abbiamo cambiato ovviamente il peso e le stats sono cambiate. Tuffo 91, abbiamo presa 97, rinvio 96, riflessi 97, piazzamento 98, quindi un quadro OP, però da un portiere me lo aspetto. Ovviamente non abbiamo valori ancora più alti, perché se lo abbassiamo li abbiamo, in questo caso con questa fisicità rimaniamo in questa quota, ma secondo me già il quadro è eccellente e ce lo teniamo tale. Il portiere quest'anno è interessante, a volte si bugga come sempre, però se settate bene queste micro stats, accorgimenti, secondo me riuscite a parare parecchia roba quest'anno, quindi vi divertirete. E poi andiamo a vedere quelli che sono i perks, che i vecchi perks, che sono effettivamente playstyle, e vediamo cosa abbiamo messo per quanto riguarda i plus, quindi oro. Sopra abbiamo a lungo migliorato e respingi cross. Allora, dal punto di vista proprio tattico tecnico, a lungo migliorato aiuta molto sui tuffi, quindi soprattutto sui tiri dalla distanza, e quindi sui tiri a giro, e quindi secondo me è un plus che ci deve essere. Non ci sta a prendere un gol da fuori area, ad esempio a giro, soprattutto perché ovviamente il portiere si muove prima, ma nel caso in cui in quel momento c'è stato un errore, il playstyle a lungo migliorato ti aiuta a colmare quel pseudo errore che magari potrebbe determinare la partita, quindi ci dobbiamo un po' tutelare in questo senso, e ovviamente è in funzione del tuffo porro. Poi abbiamo respingi cross. Beh, quest'anno i cross, come sapete, dalla tre quarti, vicino alla bandierina, da centrocampo, i cross arrivano da tutte le parti, e quindi il portiere deve uscire, anche perché, come abbiamo detto più volte, il colpo di testa avversario è fatale, e quindi prima di, come dire, respingere un colpo di testa che è magari veemente e finalizzatrice, no, ed è un gesto per finalizzare. Beh, allora anticipiamo gli avversari, andiamo col pugno duro e anticipiamo tutti. E sicuramente le respinte di pugno vedrete che sono più performanti in assoluto. E lo fa in maniera più veloce ed è in funzione di piazzamento por e reattività. Poi velocemente andiamo a vedere anche quelle basi. Abbiamo passo veloce, per ovviamente avere uno scatto esplosivo, soprattutto in uno contro uno, più performante, in funzione di velocità, scatto e accelerazione. Poi abbiamo aereo, ovviamente sempre per i cross, per essere padroni dell'area, quindi anche vincere qualche duello in più aereo, ed è in funzione di forza e precisione di testa. Poi abbiamo rimessa lunga, che è interessante, perché le animazioni della rimessa del portiere partono da X a Y, dove Y è praticamente l'area avversaria, quindi la rimessa del portiere che si allunga un po' è fondamentale. E poi abbiamo parata di piedi, e è una parata speciale che non c'è all'inizio. Attivando questo playstyle l'abbiamo, quindi la parata di piede è veramente un sacrosanto playstyle da mettere per un ruolo del genere, perché è un punto di salvataggio in situazioni super critiche. Ovviamente è in funzione di reattività e riflessi por. Poi abbiamo Seracinesca è interessante più che altro per le respinte, per le deviazioni un po' particolari, e anche il fatto di
la respinta laterale, diagonale, dove la palla viene buttata più laterale possibile. Quindi questa è veramente una playstyle che è fondamentale per un GK in funzione di piazzamento e presa. Poi abbiamo come ultimo, ma non per importanza, uscita rapida. In realtà questa è una delle più importanti perché, ripeto, quando abbiamo un uno contro uno, il riflesso, l'istinto di accorciare sull'avversario si fa sentire, e con questo playstyle viene veramente boostato benissimo ed è in funzione di piazzamento. Ora, ultima cosa sono quelli che sono i dati del riepilogo, ecco qua. Overall 96 è sempre stato alto e lo è anche qui, molto bene. Difesa 20, poca roba. Dribbling 26 in linea con il ruolo. Passaggi 47 ci sta. Portiere 95 va benissimo. Velocità 57 è in linea. Fisico 62, mi aspettavo qualcosa in più. Nel totale, comunque, è un portiere veramente completo. E piano piano a livello 100 gli daremo anche quella croccantezza in più per qualche valore un po' più particolare. E niente ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like e commentate, voi portieri, mi raccomando, un abbraccio e niente, al prossimo video, ciao!